Salve a tutti, bentornati qui sul mio canale. Raga, mi devo fermare un attimo, mi tengo da fermare perché stavo in macchina, ho ricevuto un messaggio, ho letto su Facebook un'altra cosa, ho detto no, Anto, fermati e fai un video perché ci vuole. Allora, raga, oggi qualcuno ha incominciato a scrivere, o mi ha incominciato a dire, allora lo rivaluti il pareggio del Pescara la settimana scorsa contro la Cremonese? Ma assolutamente no, ma non stiamo a scherzare, non scherziamo. Allora, oggi si è giocata la giornata di Serie B, ieri sera il Crotone ha vinto 2-0 a Foggia, oggi pomeriggio sono giocate altre tre partite, la partita più di spicco era Cremonese-Palermo. La Cremonese è riuscita a vincere 2-0 al Palermo, nonostante io la settimana scorsa avessi pronosticato una vittoria del Palermo che aveva perso in casa con la Salernitana, e quindi ho detto squadra che perde in casa vince fuori. Ma al di là di questo, io ero convinto che secondo me il Palermo è più forte della Cremonese e ho detto che sarebbe andato comunque sicuramente a vincere. Sapete com'è quando una squadra perde in casa, prima in classifica, poi scatta la componente e girano le scatole, devi dimostrare, e quindi dice vabbè, andrà a fare sicuramente un partito a Cremona e ti vince. E invece no, la Cremonese ha vinto 2-0, vabbè, ha vinto 2-0, cioè sì, ha giocato meglio, ha giocato bene, però non è neanche che li ha schiacciati, che li ha proprio messi KO. Hanno fatto un gol, calcio d'angolo, sponda, gol, un gol con un tiro da fuori di Migliore, che secondo me sarà il top gol della settimana. Quindi oggi alla Cremonese esci tutto quanto dei ciambel col buco, cosa che non è riuscito a Pescara. Qualcuno mi ha detto, allora dobbiamo rivalutare il pareggio del Pescara la settimana scorsa. Io vi dico no, assolutamente no, perché se il Pescara ha faticato con la Cremonese e il Pescara ci è sembrato imballato, e se anche il Palermo oggi ha faticato con la Cremonese e a me è sembrato imballato per quello che ho visto, perché mi parevano che stessero un po' fermi in campo, arrivano sempre secondi sul pallone, allora devo dire che due: o la Cremonese è uno squadrone e fino a mo' non ha espresso tutto ciò che doveva esprimere e quindi si trova così giù in classifica per questo motivo, oppure sarà possibile anche che sia il Palermo che sia il Pescara hanno fatto una preparazione, adesso hanno fatto un richiamo di preparazione e la squadra è imballata, è in gore. E secondo me il motivo è quello là, perché fra Cremonese e Palermo non ci sta storia, secondo me, per come ho visto io fino ad ora il campionato, e il Pescara non si sta esprimendo come dovrebbe esprimersi, non lo so il perché. Ripeto, secondo me è una questione di preparazione, mi pozze pure sbagliare sicuramente, però mi sembra strano che ora due squadre che sono tra le prime in classifica incontrano una squadra come la Cremonese, guarda caso tutte e due faticano e non poco. Ma allora devo dire anche che il Pescara la settimana scorsa, se lo dobbiamo rivalutare questo pareggio, allora ha fatto una partita della Madonna. Allora devo dire che il Pescara la settimana scorsa è riuscito a non far fare un cavolo alla Cremonese, nel senso che la Cremonese è stata più pericolosa, meritava di vincere sicuramente. Io tutte queste occasioni però da parte Cremonese non le ho viste, se non quella punizione con il conseguente colpo di testa che è andato alto sopra la traversa che l'ha parata Fiorillo, e se non quella punizione che poi ha preso l'incrocio. Stop, cioè non è che Cremonese ha fatto chissà che cosa poi più del Pescara. Quindi il pareggio della settimana scorsa, come devo vedere, se lo vogliamo rivalutare, allora dobbiamo dire cazzo, il Pescara ha fatto una bellissima partita, siamo riusciti a imbrigliare la Cremonese nonostante la nostra giornata opaca. La Cremonese non è riuscita a crearci quasi nulla se non qualche grattacapo, sono andati vicino al gol con queste occasioni, però non è che ci hanno messo sotto. Allora devo rivalutare pure la prestazione difensiva. Infatti, se vi ricordate la settimana scorsa, uno dei giocatori migliori in campo del Biancazzurri è stato Scognamiglio, seguito da Gravigliano, ma Scognamiglio su tutti. Però non posso, da tifoso del Pescara,
dire ora, dopo una settimana, perché la Cremonese ha vinto in casa col Palermo. E allora la settimana scorsa abbiamo fatto un partitone, cioè, perché Cremonese allora è forte, ma i valori in campo si rispecchiano. Dopo un girone d'andata, se la Cremonese si trova in una posizione di classifica e il Pescara e il Palermo se ne trova in un'altra, un motivo ci sarà. Qualche problemino la Cremonese ce l'ha, l'ha avuto, lo riavrà, non lo so se li correggerà con questo mercato, ma però non scherziamo, cioè veramente non scherziamo. La verità secondo me è che la Cremonese ha dovuto giocare due partite contro due squadre superiori a lei, si sono impegnate al massimo, hanno cambiato l'allenatore, hanno avuto Rastelli, forse hanno fatto una preparazione diversa rispetto alla nostra, noi eravamo sicuramente imballati, il Palermo non lo so, probabilmente. La verità è che tutta questa cosa è uscito questo, ma a lungo andare vedrete che sia il Pescara sia il Palermo continueranno a fare ciò che hanno sempre fatto dall'inizio dell'anno ad oggi e continuando ad andare avanti, perché i valori sono questi della Serie B. Il Palermo è una squadra destinata a lottare per le prime posizioni, così come lo è secondo me anche il Brescia forse, ma in fondo vedrete che arriveranno il Palermo, il Brescia, il Pescara, il Verona, arriveranno il Lecce, queste sono le squadre che poi sono quelle che hanno un calcio e un gioco e una rosa che le porterà a vincere il campionato, a fare i playoff. Quindi non venite a dire dobbiamo rivalutare il pareggio del Pescara, perché non esiste. Vabbè raga, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale qua sotto, pulsante iscriviti, se ancora l'hai fatto ti registri, ti iscrivi, attivi la campanella così ti arrivano le notifiche quando faccio nuovi video. Lasciate il like se vi è piaciuto, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa pensate, condividete il video, ci vediamo alla prossima, sempre Forza Pescara e Forza Serie B. Ciao a tutti.